proseguono gli interventi di riqualificazione delle strade dal centro di Schio. A partire da lunedì 16 novembre inizieranno i lavori di sistemazione della pavimentazione lapidea e della rete di sottoservizi della rete idraulica e gas metano di via Martini, zona Biblioteca Civica. È un intervento che prevede il coordinamento tra Comune Via Acqua e API e Gas, che le due società di servizi sostituiranno gli allacci e gli impianti principali di acqua e gas. Con questi lavori, spiega il sindaco Walter Orsi, risolveremo il problema dei reflussi di acqua che compromettono il tratto di strada con allagamenti nel caso di piogge consistenti. Come comune interverremo con la sistemazione del manto lapideo caratteristico del centro storico. La posa delle betonelle seguirà l'esperienza fatta con Via Garibaldi con la sigillatura tramite resina e non più con sabbia e cemento come attualmente. Questa scelta permetterà una migliore suddivisione del carico degli autoveicoli sulla pavimentazione e una dilatazione termica uniforme. Una riqualificazione importante che porterà inevitabilmente a modifiche della viabilità fino al prossimo aprile. Lungo la via verrà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in base all'andamento del cantiere. Non solo, per l'intera durata dei lavori verrà invertito il senso unico dell'adiacente via Don Francesco Faccina nel tratto compreso tra via Baratto e via Mazzini.